La città di Oristano è pronta ad accogliere nel suo centro storico lo spettacolo della Sartiglia, domenica 10 e martedì 12 febbraio. Ad annunciarlo, durante la conferenza di presentazione dell'evento principe del Carnevale oristanese, è stato il sindaco Guido Tendas, presidente della Fondazione Sa Sartiglia, insieme a Francesco Bino, direttore dell'ente organizzatore e promotore della manifestazione, e a numerosi ospiti, tra cui Alfonso Canfora, artista per passione che ha omaggiato il sindaco e i giornalisti oristanesi di due maschere in resina, sue creazioni. Chiaro il concetto ribadito a gran voce da comune e fondazione. La Sartiglia di Oristano è prima di tutto amore e rispetto verso il cavallo, animale principe della giostra, e la priorità è il suo benessere. Una Sartiglia, quella 2013, dall'altissimo livello qualitativo, ma che ha dovuto fare i conti anche con la crisi, con la spending review che attanaglia gli enti locali, la progressiva riduzione delle risorse pubbliche e con i ritardi nell'accreditamento dei finanziamenti regionali. In questo senso si è lavorato per razionalizzare la spesa, cercare nuove sponsorizzazioni, invitando alla collaborazione pro loco e imprese locali e ragionando più a lungo termine su un sistema Sartiglia. Abbiamo tenuto conto dei necessari e degli obbligatori tagli che hanno colpito anche noi. Per questo abbiamo voluto realizzare una razionalizzazione e una ottimizzazione delle fonti legate all'organizzazione della Sartiglia, però cercando di mantenere inalterato lo standard qualitativo. E la Fondazione sta lavorando per accrescere sempre di più questo, perché la Sartiglia aumenti i suoi standard. Si è parlato di sistema Sartiglia, cosa vorreste creare? Vogliamo allargare, quindi fare in modo che anche tutto quello che è il mondo delle manifestazioni collaterali, tutto quello che è il mondo di tutte le altre manifestazioni che sono legate a vario titolo alla Sartiglia, entrino sotto un'unica organizzazione. Organizzazione che è quella della Fondazione, che essendo fondazione di partecipazione può prevedere l'ingresso di tutti questi soggetti al suo interno, perché tutti non perdano quella che era la loro titolarità, ma la condividano all'interno di un progetto ben più ampio che dia valore alla Sartiglia, a tutti gli eventi, e ci permetta di coordinare tutte le iniziative per rendere sempre un servizio migliore. La storia e la tradizione racchiuse nella Sartiglia quest'anno più che mai andranno di pari passo con i concetti di sicurezza del pubblico, dei cavalieri in gara e dei cavalli. Alta l'attenzione su tutti gli aspetti legati alla Sartiglia: ambiente e decoro pubblico, organizzazione e sicurezza dei percorsi e delle tribune, accoglienza e soddisfazione degli spettatori, trasporti pubblici dedicati, aree parcheggio, un ampio ventaglio di manifestazioni collaterali e un'accurata strategia di promozione e comunicazione, fruibile anche da smartphone e tablet, anche per i sistemi operativi Android. L'allestimento e lo sgombero dei percorsi anche quest'anno sarà svolto in tempi da record per creare il minor disagio possibile alla viabilità cittadina. Abbiamo rinforzato un po' la situazione in via ricovero, quindi alla fine del percorso delle Pariglie, sigillando meglio il percorso e aumentando il servizio d'ordine. Poi le tribune sopra i 110 posti, quindi quelli con capienza superiore, hanno tutte doppie scale. Quelle di capienza inferiore verranno curate con un maggior servizio, in modo che sia più facilitata l'uscita. Poi abbiamo tentato di ottimizzare ancora i tempi di sgombero strade. In quanti giorni Oristano tornerà alla normalità? Ecco, noi riteniamo di farcela proprio in due giorni, il mercoledì e il giovedì. Tenete presente che in quegli stessi due giorni, oltre che tirar via la sabbia, tirar via le transenne, portar via quindi tutto questo, vorremmo smontare anche le tribune che sono sulle strade. Quella di Portigeda, ripeto, è quella invece di fronte all'arcivescovado, ex Enel. Anche la vendita dei biglietti per le tribune è nel pieno dell'attività, sia online sia presso la biglietteria di Piazza Eleonora, che nei due giorni di Sartiglia resterà aperta in orario continuato. Il servizio biglietteria, aperto lunedì 4 febbraio, e continuerà a essere aperto fino al martedì della Sartiglia. In particolare domenica e martedì siamo aperti in orario continuato, quindi speriamo di vendere tanti biglietti anche domenica e martedì, in quanto c'è ancora un po' di disponibilità. Quest'anno la vendita online è andata benissimo, hanno prenotato moltissimi turisti da fuori Italia e da tutta la penisola. Abbiamo dei bei gruppi numerosi, in particolare dei giapponesi e degli americani. Anche quest'anno chi non ha la possibilità di vedere la Sartiglia Oristano potrà seguirla in streaming nel sito della Fondazione www.sartiglia.info e seguire la diretta anche nei nostri canali Facebook e Twitter.